qui abbiamo un personaggio che magari non è notissimo alla comunità pokeristica normale, però in realtà è un personaggio perché è il fratello di Marco Traniello, è Antonio Traniello, l'abbiamo incontrato qui a Las Vegas, innanzitutto è simpaticissimo, è una presenza veramente che allieta queste WSOP e io vorrei sapere, ma tu poi cosa ci fai, giochi, non giochi? Gioco. Quest'anno è stata la prima esperienza qui alle World Series, se non mi posso lamentare, ora speriamo di giocare il main event, sto provando a qualificarmi in questi mega satelliti che fanno. Ma hai già fatto qualche evento? Sì, ho fatto 4 tornei di quelli da 1000, ho fatto 2 ITM, quindi non è andata proprio male. Ma c'è lo zampino per caso di tuo fratello che ti dà qualche dritta e di Jennifer che ti coccia un attimo? Ovvio. Devo tutta la mia esperienza nel poker a loro, che gli insegnamenti di Jennifer e di Marco hanno aiutato un sacco. Essere fratello e cognato di due VIP nel mondo del poker, ma comunque due personaggi di levatura indiscussa, perché comunque Jennifer è impegnata molto nel charity insieme a Marco, comunque hanno un'attenzione anche al sociale molto alta. Com'è? Cioè, la gente ti riconosce, ti dice ma tu sei fratello di Marco, ma di cognato di Jennifer? Tutti quanti riconoscono la somiglianza mia e di Marco, perché tutti dicono che ci assomigliamo molto. È vero, soprattutto gli occhi, la parte superiore del volto è uguale. E quindi ha aiutato molto questa cosa, sicuramente. Senti, ma tu da quant'è che sei a Las Vegas? Da dicembre, sono tornato una volta in Italia e poi sono ritornato subito qui. Ma pensi di trasferirti a Las Vegas definitivamente oppure? No. Penso di venire qua più che posso, però l'Italia è l'Italia. Gaeta è Gaeta. Certo. Antonio, noi ti ringraziamo, ci vediamo nei prossimi giorni. Domani anche tu main event? Non so se domani è uno dei primi giorni. Stai aspettando la qualificazione quindi? Sì. Allora ti facciamo un in bocca al lupo e arrivederci. Crepi, grazie, ciao.